Siamo qui a Verona dopo la tappa che è partita da Ostiglia questa mattina, una tappa pianeggiante di 75 km, una tappa diciamo tranquilla, dove poi allo sprint qui finale ha vinto l'ex campione del mondo Igor Astarloa. Ci siamo comunque divertiti oggi e vi aspettiamo anche domani per una tappa del Giroè molto più impegnativa, quella che parte da Magnago e arriverà al Monte Zoncolan.